Ciao a tutti ragazzi, come state oggi? Buona domenica! Avevo chiesto sulla mia pagina di Facebook che cosa volevate vedere recensito oggi e tutti voi praticamente mi avevate risposto un vlog. Quindi voi penserete, Elisa, perché non sto vedendo la tua faccia in cam ma Cenerentola? E la risposta è molto semplice ragazzi, oggi è domenica, ok? Sono in pigiama, non mi vestirò mai, non uscirò mai oggi e quindi vi lascio soltanto immaginare lontanamente la mia faccia e lontanamente, perché se la immaginate troppo potreste svenire dallo shock, però ecco, la mia faccia non è delle mie. E domani vedrete la mia faccia, ve lo prometto, ma oggi recensisco la seconda cosa più richiesta, oltre il vedere la mia faccia, che è La bambola di Cinderella, o Cenerentola. Il film è già uscito da ormai 2 o 3 giorni, mi è piaciuto molto, vorrei farvi una recensione come avevo fatto per Big Hero 6, vi ricordate? Avevo usato le immagini del trailer del film, era veramente un montaggio carino, ma dopo averlo fatto, circa 5 giorni fa, la Disney mi ha mandato un copyright claim, cioè che mi hanno detto, guarda, stai usando una cosa di nostra proprietà, non ti togliamo il video, però nel caso in cui ci farai dei soldi, ci prenderemo noi i soldi. Visto che la Disney mi sembra già abbastanza milionaria e non ha bisogno di fare i pochi soldi che io faccio con questi video, che poi li riuso per comprare giocattoli, non pensate che io qui sia miliardaria. Quindi ragazzi, purtroppo non posso farvi la recensione con tutte quelle belle immagini del trailer, la Disney si incavola, quindi mi spiace tantissimo. E so che volevate sapere la mia opinione su Cinderella, penso che farò una mini recensione sulla mia pagina Facebook, che potete vedere anche se non siete iscritti a Facebook, quindi non vi preoccupate, potete vederla comunque. Disney Store ha fatto la sua collezione di bambole di Cenerentola. Questa è Cenerentola versione ballo Disney Store, per l'appunto, ma non mi convinceva al 100%. Allora ho optato per questa versione della bambola che avete davanti a voi ormai da non so quanti minuti, da un po', mentre parlavo dei cavoli miei, di Mattel. Mattel ha fatto Cenerentola versione ballo, che è questa, che è quella più costosa, la versione sposa, Lady Samarine, cioè la matrigna, la fata madrina, che è stato il mio personaggio preferito del film. Questa è la versione che mi piaceva di più in assoluto, quindi ho deciso di acquistare questa al posto di quella del Disney Store. Parlando un secondo della scatola, la trovo bellissima. E oltre ad avere il logo del film Cinderella, è ricoperta, come potete vedere, di farfalle, che non solo sono stampate qui, ma qui sui lati della scatola addirittura, come potete vedere, escono, sono in rilievo e la trovo davvero un nice touch, è una scatola veramente veramente molto bella, è un sacco di dettagli nascosti che hanno inserito i grafici che forse molti non noteranno perché è solamente una scatola, ma che io apprezzo perché, come sapete, ho fatto la grafica per molti anni della mia vita. Anche qui sull'altro lato della scatola ci sono sempre queste bellissime farfalle in rilievo che sono un po' il simbolo di questa nuova Cenerentola. E qui c'è una parte dorata con davvero tantissime cose nascoste. Qui in basso ad esempio c'è la sua scarpetta e qui c'è la sua carrozza con i cavalli. Comunque in piccolissimo tra tutti questi particolari bellissimi della scatola, quindi tra uccellini, libellule, fiori eccetera eccetera, c'è scritto in piccolissimo che la bambola è consigliata dai 4 anni in su. Questo invece è il retro della scatola che va decisamente dritto al punto. C'è un'immagine della bambola, come potete vedere, che sta andando per l'appunto al ballo, e c'è scritto Royal Ball Cinderella, cioè Cenerentola al ballo reale. In italiano c'è scritto Cenerentola in abito azzurro. Se siete attenti vedrete che qui sullo sfondo, in maniera molto opacizzata, c'è la frase fulcro del film che ci ripetono circa 80.000 volte se lo andate a vedere, che è Have courage and be kind. Comunque un nice touch. La scatola è bellissima, se siete dei collezionisti vi consiglio fortemente di lasciare dentro la bambola, perché è una scatola veramente ben fatta, di una plastica abbastanza resistente ed è veramente veramente molto bella. Ora io tirerò fuori la bambola per mostrarvela meglio, ma vi giuro che una parte di me si sta quasi pentendo della cosa, perché la scatola è fantastica. Una cosa comunque abbastanza interessante è che le due scarpette di cristallo di Cenerentola non sono ai suoi piedi, ma sono state messe nel box in questa sottospecie di porta scarpe, che non ha nulla a che fare col film, ma almeno ce le mostra e ci fa vedere, hey, sotto questo vestito ci sono le scarpe come quelle nel film, non le abbiamo lasciate a piedi nudi, quindi sì, ci mostra subito come sono fatte e da qui sembrano essere molto fedeli. Un momento di stima nei miei confronti, sono riuscita a togliere Cenerentola dalla scatola, come potete vedere, però la scatola è rimasta intatta, quindi se voglio la potrò reinserire all'interno senza alcun problema, e sono riuscita anche a togliere le scarpette senza smontare nulla, quindi potrò reinserire anche loro. Potete anche vedere lo sfondo, la scalinata dove Cenerentola, diciamo, alla fine scappa perché ormai è mezzanotte, non se ne è resa conto. Eccoci qua con Cinderella del ballo fuori dalla scatola, e la prima cosa che posso dirvi è che il suo vestito è enorme.
Assieme a lei arrivano le sue ovviamente due scarpette di cristallo che le calzano veramente a pennello. Forse le avrei preferito leggermente più perlate, ma come al solito sapete che io devo rompere le balle, ma in realtà sono fatte molto 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 bene. Questo è il viso della bambola di Cinderella e devo ammettere che è abbastanza fedele a quello dell'attrice nel film, a differenza delle bambole del Disney Store che invece avevano una testa molto molto grossa, lei ha una testa più piccola e diciamo più in proporzione al corpo. Non ha un trucco molto evidente in viso, altra cosa che apprezzo abbastanza perché nel film aveva solamente un pochino di ombretto castano e qui in effetti un pochino gliel'hanno messo, ma quasi non si vede e mi piace molto comunque che abbia questo effetto molto naturale. Ha questo rossetto fucsia che è dello stesso colore del rossetto originale che hanno usato del film della MAC, per chi conoscesse un pochino i cosmetici. Il viso è veramente molto carino ed è molto molto semplice, altra cosa che mi piace molto. Ha soltanto un pochino di blush sulle guance, ma è veramente veramente poco. Come avrete notato, i suoi capelli contengono dei tinsel, che sono questi filini sbrillantinosi, si chiamano tinsel. Molti li odiano e non li possono vedere addosso alle bambole, ma Cinderella ha un motivo per averli. Se avete visto il film, ma comunque anche nelle immagini promozionali, sono pieni di brillantini e anche il retro dei suoi capelli lo è. Una cosa che preferisco di questa Cinderella rispetto a quella del Disney Store è che ha i capelli della lunghezza giusta, mentre quelli di Cinderella del Disney Store arrivano circa qui, mentre nel film effettivamente sono di questa lunghezza. Quindi apprezzo molto anche la fedeltà di questa bambola. La versione di questa Cinderella ha le braccia ferme, cioè hanno solamente due articolazioni alle spalle, qui e qui, quindi possiamo muoverle solamente così. Non hanno altri snodi né al gomito né al polso. Devo ammettere che la posizione delle sue braccia però ha un senso. Questa mano sembra che stia tenendo il vestito, mentre questa, vabbè, sta scappando e quindi ha il braccio in questa posizione. È una bambola un pochino più dedicata ai collezionisti rispetto che a un pubblico giovane. Non ha nessun accessorio, ma nemmeno nel film lo ha. Io, se fossi stata la fata madrina, le avrei messo una bella collana, dei begli anelli, ma a quanto pare no, la fata madrina e io non abbiamo gli stessi gusti, quindi vabbè, può succedere. Il corpetto è identico a quello del film e devo ammettere che hanno cercato di essere il più fedele possibile. Questa parte qui è fatta di tulle, come potete vedere, con su dei brillantini e hanno cucito delle farfalle, sempre in stoffa, piene di brillantini. La versione Disney Store della bambola le ha in plastica e forse le preferivo in plastica perché sembravano un pochino più reali, mentre qui Mattel ha deciso di farle in stoffa. Quindi questa è semplicemente una questione di scelte, ma le trovo comunque molto ben fatte. Forse io le avrei fatte un pochino più piccole, ma io devo sempre rompere le palle. Poi trovo questa parte del vestito, come in realtà tutto il vestito, perfetto. Come vi ho già detto, la gonna di questa bambola è veramente molto molto grande e lo apprezzo perché anche nel film era così. È composta da due strati di tulle, il primo è decorato e ora ve lo mostrerò più da vicino, il secondo no ed è viola per rendere un po' l'effetto del film e sotto ha un ultimo strato che invece è azzurro. Sul vestito ci sono degli accorgimenti molto carini come queste farfalline che sono come stampate sopra, piene di brillantini, poi delle altre farfalle di stoffa cucite sopra, qui ne possiamo vedere una gialla, ma ce n'è anche una blu scuro, un azzurro chiaro e una argentata, che in realtà le circondano tutto questo fantastico vestito. Non per far vedere a tutti le vergogne di Cenerentola, che infatti sto cercando di coprire, sono un unico pezzo di plastica, non sono bendable in alcun modo e questo ci fa capire maggiormente che questa è una bambola da esposizione e non molto per giocarci. Ecco i suoi piedi e mettiamole le sue scarpette. Cacchio. C'è una scarpa destra e una sinistra, ma io come un idiota ho cercato per 2 ore di inserirle la destra nella sinistra. Oops. Eccomi qui, mi sento molto fata madrina, pronta per andare al ballo, bididi bodidi boo! Eccoci qua con la nostra Ella pronta per andare al ballo, o Cinderella. E devo ammettere che questa bambola mi ha stupito, la trovo bellissima, sotto diversi punti di vista, è molto simile al film. La trovo fatta veramente, veramente bene ed è, penso, uno degli addi da parte di Mattel al franchising Disney, perché come sappiamo dal 2016 Mattel non avrà più i diritti sulla Disney, ma li avrà Hasbro. Quindi diciamo che questo è un po' un farewell, cioè un addio alla Disney da parte di Mattel. Trovo questa bambola fantastica e la consiglio a tutti, soprattutto ai collezionisti e a chiunque abbia amato questo nuovo film live action della Disney. Voi avete già visto il film? Vi è piaciuto? Avete già acquistato questa bambola o la versione Disney Store? Ce n'è una che preferite? Vorreste che recensissi anche la versione Disney Store? Fatemelo sapere come al solito nei commenti e domani vedrete la mia terribile faccia. Sto capendo adesso come funziona Google Plus, quindi scusatemi se come al solito sono un po' rimbambita e ho aggiunto delle persone e non ho risposto ai vostri messaggi, ma ancora devo capire come funziona esattamente. Un abbraccio grandissimo
Vi voglio bene e a presto, e fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate di questa Cinderella, ma soprattutto del film Cinderella. Ciao!